Buonasera da Onda TG. Buone notizie in apertura per il cinema. Pacifico di Sulmona che tornerà a vivere. Da settembre si riaccende il proiettore della storica sala cinematografica, progetto affidato a un'impresa di Bari, ma noi sentiamo i particolari nel servizio. Non solo uno spazio per convegni, concerti ed eventi culturali, il Cinema Pacifico di Sulmona cambierà look e riprenderà le sue proiezioni cinematografiche. L'atteso appuntamento in programma per il mese di settembre 2017, subito dopo la stagione estiva, non appena l'impresa di Bari avrà eseguito tutti i lavori sulla storica sala cinematografica. All'inizio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Anna Maria Casini, puntava su una riapertura in via sperimentale già dalla prossima primavera. Poi si è deciso di far eseguire tutti gli interventi sulla sala per riprendere una programmazione cinematografica di alto livello, particolarmente richiesta dalle associazioni culturali e da non pochi cittadini. I lavori riguarderanno l'impianto audio e video, nonché i posti a sedere. Si punta a creare una sala cinematografica più comoda e innovativa. Il progetto di rimettere in auge il cinema pacifico si è reso possibile grazie ai contatti che il comune di Sulmona ha instaurato con un'impresa di Bari che si è offerta di digitalizzare la sala, rendendola al passo con i tempi. A breve partiranno i lavori per la gioia di chi da anni sogna un cinema attivo in città con delle proiezioni di livello che riportino la gente a sedersi davanti il grande schermo. 198.000 euro a disposizione delle casse comunali per la lotta alle nuove povertà. Il comune di Sulmona è in prima linea grazie al fondo PON. Facciamo il punto nel servizio. Il comune di Sulmona è in prima linea per la lotta alle nuove povertà. A disposizione delle casse comunali ci sono 197.800 euro del Fondo PON, programma operativo nazionale che mira l'inclusione attiva, con pacchetti personalizzati per arginare le più svariate esigenze che si vanno ad incastrare con le facilitazioni introdotte dalla Carta SIA. E l'assessore comunale alle politiche sociali, Mariella Iommi, a parlare del dramma che vivono anziani disoccupati della zona. Alcuni di loro costretti a cercare cibo e indumenti tra i cassonetti della spazzatura, un fenomeno che ultimamente si sta manifestando anche nel capoluogo Peligno e desta particolare preoccupazione per gli operatori economici della zona e non solo. Si tratta in sostanza di progetti ad incastro, spiega la IOM, in cui l'intento è quello di mettere in rete servizi. Mai come in quest'ambito servono risposte concrete e il fatto di essere comune capofila sui 17 del territorio si inserisce in questo senso. In effetti, con il piano sociale di zona e il monitoraggio delle esigenze della popolazione, anche degli anziani e di chi lotta per trovare un lavoro è più calibrato alla realtà. A questo è servito l'open day dell'ambito distrettuale Peligno che si è svolto nei giorni scorsi nel liceo Mazzara. Stipendi ridotti per le addette alla Polizia del Tribunale di Sulmona. Domani saranno ricevute tutte dall'Ispettorato del Lavoro che punta a risolvere la vicenda. Le 5 addette alla Polizia del Tribunale di Sulmona, rimaste senza contratto dallo scorso 1 marzo, saranno ricevute domani dall'Ispettorato del Lavoro assieme al segretario della FILCAMS CGIL della provincia dell'Aquila, Luigi Antonetti. Un vertice particolarmente atteso dalle lavoratrici che sperano in una risoluzione della vicenda. A tribunale, in effetti, col passaggio da una ditta all'altra sono diminuite le ore e di conseguenza gli stipendi delle 5 addette alla manutenzione. Così l'ultimo incontro che si è avuto fra aziende e sindacati si è chiuso con verbale di mancato accordo. La FILCAMS CGIL ha consigliato alle lavoratrici di non firmare i contratti per evitare la riduzione delle ore e della retribuzione. Il caso ora finisce sul tavolo dell'Ispettorato del Lavoro, che proverà a far luce sulla vicenda. Anche per i lavoratori del comune, una quindicina in tutto, che si occupano della pulizia, sono state ridotte le ore di lavoro in conseguenza della chiusura di Palazzo Mazzara e di altri spazi comunali dopo gli ultimi eventi sismici. I lavoratori hanno firmato il contratto di riduzione delle ore con l'impegno formale del reintegro non appena dagli uffici comunali arriverà la determina di proroga del servizio, un atto che però stenta ad arrivare. E ora ci spostiamo a Prato La Peligna, una discarica a cielo aperto fra via Trieste e via Enopolio, altrimenti Valle Peligna grida allo scandalo e noi vediamo tutto nel servizio. Assomiglia a una discarica a cielo aperto, quella che si è formata a Prato La Peligna, nei pressi del parcheggio fra via Trieste e via Enopolio, nei terreni adiacenti a fiume Sagittario e al percorso Le Terre dei Peligni. A scattare l'amara fotografia, con tanto di macchinetta fotografica al seguito, è altrimenti Valle Peligna, che ha inviato tutta la documentazione al sindaco Antonio De Crescenti e alla Polizia Municipale. Uno spettacolo davvero indegno se si considera che nella zona sono stati abbandonati rifiuti urbani, dalle buste di plastica agli indumenti, fino ai prodotti per le pulizie domestiche,
plastiche e rifiuti speciali, per la maggior parte pneumatici. Altrimenti osserva che i rifiuti si trovano collocati nello spiazzale e vicino al fiume da molti mesi e le piogge potrebbero far finire i rifiuti nel fiume Sagittario. Secondo Altrimenti bisognerebbe ispezionare le pozze d'acqua vicino ai rifiuti a fine di scongiurare qualsiasi tipo di inquinamento. L'amministrazione comunale e la polizia municipale devono intervenire al più presto al fine di valorizzare il progetto Le Terre dei Peligni, quelle costano in totale oltre 221.000 euro. Il percorso, con i rifiuti situati a soli 60 metri, perde la sua connotazione naturale, salutare e paesaggistica. L'ambiente è la prima risorsa della nostra amata terra abruzzese. Non dimentichiamolo, concludono da Altrimenti. Cresce il degrado anche nei giardini di Via Papa Giovanni XXIII a Sulmona, uno spettacolo indegno per cittadini e turisti. Quando l'inciviltà e la noncuranza fanno da padrone, tanto da deturpare un'area verde. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento sono i giardini di via Papa Giovanni XXIII a Sulmona, che si presentano in condizioni indecorose. A due passi dall'Agenzia delle Entrate del Tribunale di Sulmona, ecco spuntare l'area verde piena di cartacce varie, fazzoletti di carta, pezzi di cartone gettati senza ritegno. Uno spettacolo che nessuno vorrebbe osservare, né turisti né cittadini, eppure è lo specchio della mancanza di senso civico che di tanto in tanto si manifesta in diverse zone del capoluogo peligno. Più volte i residenti di Papa Giovanni XXIII hanno protestato non tanto per il degrado e l'incuria che purtroppo non mancano, ma anche per le condizioni degli alberi e del manto stradale che creano non pochi problemi agli automobilisti e alla pubblica incolumità. Ovidio 2017, gli eventi saranno annunciati venerdì prossimo, 10 marzo, all'Abbazia Celestiniana con un press meeting. Finalmente arriva il momento della presentazione del programma, nonostante l'anno ovidiano sia già entrato nel vivo. Facciamo il punto. Cerimonia in grande stile all'Abbazia Celestiniana di Sulmona per la presentazione degli eventi legati al bimillenario della morte del sommo poeta Ovidio. L'appuntamento è stato fissato per il prossimo 10 marzo alle ore 11 presso l'Abbazia Celestiniana di Sulmona. Non la solita presentazione, ma un press meeting che sarà articolato in tre momenti. Vedo Ovidio con l'esposizione dei progetti grafici per il concorso del marchio di Ovidio 2017 e la consegna degli attestati di partecipazione. Celebro Ovidio, la presentazione del programma delle associazioni e studio Ovidio. La presentazione del convegno internazionale di studi ovidiani e l'edizione numero 18 del certamen Ovidianum Sulmonense. L'anno del bimillenario è entrato già nel vivo con il concerto di Capodanno della Camerata Musicale della Demsiter d'Amore, ma il programma arriva solo a metà marzo. Nei giorni scorsi una delegazione del comune di Sulmona ha fatto visita a Ovidio in Costanza per avviare nuovi progetti tesi a rafforzare quell'amicizia che va avanti da mezzo secolo fra le due comunità. Del bimillenario di Ovidio è stato interessato anche il comune di Roma, mentre si pensa ad allargare le celebrazioni anche per l'anno 2018, dal momento che operatori economici della zona e albergatori continuano a sperare in un evento che porti una boccata d'ossigeno sul territorio. Le risorse a disposizione restano esigue. Ci sono i 100.000 euro stanziati dal Consiglio regionale su impulso dell'assessore regionale all'area interna Andrea Gerosolimo, ma presto arriveranno altri fondi dalla Fondazione Carispac, che il bimillenario finalmente cominci. Saldi della stagione invernale in proroga fino al 26 marzo tirano un respiro di sollievo gli esercenti e i commercianti della zona, una proroga accordata dopo i danni indiretti accusati dalla recente ondata di maltempo. Sentiamo meglio. Conto alla rovescia per la conclusione dei saldi della stagione invernale, che non è stata decisamente delle migliori. Vendite in calo dopo la recente ondata di maltempo, che ha provocato una serie di danni indiretti alle attività commerciali. Da qui la decisione della conferenza di servizio, convocata dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione Abruzzo, su richiesta della Confesercenti, di prorogare la scadenza al 26 marzo. Per il direttore CNA Sulmona Franco Ruggeri si tratta di un segnale di attenzione. Ormai le occasioni perse restano tali, ma sicuramente questa proroga concessa aiuta gli esercenti a tirare un respiro di sollievo, sottolinea Ruggeri. È un segnale di attenzione e questo già è un primo dato. Le date si possono sicuramente cambiare, i regolamenti si possono sicuramente cambiare a seconda delle strette necessità. Certo, la speranza rimane. Comunque c'è il fatto che molti si erano già commercianti approvvigionati con la nuova merce e questa può essere un'occasione in più per visitare il negozio e vedere sia la roba in saldo ma anche i nuovi arrivi, quindi un'ulteriore possibilità di pubblicizzare la propria merce.
In effetti anche a Sulmona in Valle Peligna l'ondata di maltempo d'inizio e metà gennaio ha recato non pochi disagi agli operatori economici della zona e agli stessi acquirenti. Basti pensare alle difficoltà di accesso al centro cittadino e al ridosso delle attività. In 20 giorni non si fanno miracoli, ma l'allungamento della scadenza dei saldi suona per gli addetti ai lavori come una buona notizia. E la situazione del commercio dell'economia sulmonese è stata al centro di un vertice promosso ieri sera dalla CNA con gli esercenti e la senatrice di Forza Italia Paola Pelino. Per noi c'era Gaetano Trigilio. La situazione del commercio del centro storico della città di Sulmona è a dir poco drammatica. La crisi generalizzata del paese, lo spopolamento delle zone interne, le difficoltà di accesso e di parcheggio stanno riducendo notevolmente i profitti dei pochi esercizi commerciali che ancora resistono con caparbietà tutta abruzzese. Purtroppo in corso video zona sud alcune saracinesche sono chiuse e questo è un pessimo biglietto da visita per turisti e visitatori della città di Ovidio. Di tutto questo si è discusso ampiamente in un incontro tenuto nella sede della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, sita in Viale Matteotti a Sulmona. Erano presenti numerosi commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. Al parterre dirigenziale, la senatrice Paola Pelino, il direttore della struttura provinciale dell'Aquila CNA, Agostino Del Re, e Francesco Paolo Ruggeri, direttore CNA Sulmona. L'incontro si è trasformato ben presto in un acceso dibattito in cui i presenti hanno esposto il loro pensiero, le loro difficoltà e le loro proposte. Non a caso, la Pelino si è posta la domanda: che possiamo fare? Bisognerà trovare immediatamente delle misure. Ho suggerito di convocare entro fine marzo, le istituzioni più preposte a far sì che si possano risolvere questi problemi che cominciano a diventare veramente pesanti proprio perché noi vogliamo al contrario che Sulmona sia attrattiva in tutti i sensi. Oggi ci sono venute in mente molte cose, tra le quali il fatto che non riusciamo ad attrarre abbastanza tutto il bacino turistico dell'Alto Sangro. Ho detto loro che dobbiamo essere più aggressivi verso quella massa di turismo che ci aspetta sulle montagne e tentare di portarli nella nostra Valle Peligna. Non ci si è limitati alle solite lamentele, alla solita analisi fine a se stessa, ma si è voluto tracciare un progetto con pochi elementi, ma validi e fattibili. Importante, ovviamente, il coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Sulmona. Convergenza del comune è essenziale perché l'impresa, o come essa si definisce, può mettere tutti i buoni propositi, ma quando non c'è un interlocutore di riferimento, che è l'istituzione, nella fattispecie il comune, ma io penso, come abbiamo già detto, è emerso in questa riunione, che è fondamentale anche la partecipazione della Regione Abruzzo. Tant'è vero che si sta, oltre che della rappresentanza governativa, chiaramente del governo centrale, tant'è vero che si sta pensando di organizzare un nuovo incontro dove si vanno a fare delle proposte, diciamo, precise e puntuali che si sottoporranno all'attenzione di quelli che sono i rappresentanti politici. E la nostra raccolta di opinioni oggi è evidentemente dedicata al cinema pacifico di Sulmona perché sulla riapertura, sulla riaccensione del proiettore esultano gli esercenti di Via Roma e del centro storico. Stare a vedere. Non è passata inosservata la notizia sulla riaccensione del proiettore a Cinema Pacifico di Sulmona, un progetto sul quale l'amministrazione comunale sta lavorando per restituire una programmazione cinematografica stabile alla città. Ad esultare nella raccolta di opinioni condotta da Onda DG sono gli esercenti di Via Roma e del centro storico. Finalmente una buona notizia per Sulmona, non solo perché questa città ha bisogno di un cinema, ma anche per quel movimento che tornerebbe in centro storico, da tutti evocato da tempo, spiegano in coro i commercianti. Importantissima, finalmente una città culturale come Sulmona riavrà un cinema, ma soprattutto a Via Roma aumenterà il passaggio. La riapertura del cinema Pacifico, tutta Via Roma è contentissima in modo che gli esercizi riprendano la loro attività come prima, ma non solo per Via Roma, vale per tutto il centro storico perché si abbia una sala cinematografica in una città come Sulmona. Per noi negozianti di Via Roma sicuramente è fondamentale perché si va a creare quel passeggio che fino adesso è mancato, quindi per fortuna riapre il cinema. Finalmente una cosa positiva qui a Sulmona, la riapertura del cinema Pacifico, speriamo che magari si apre uno spiraglio in più a Sulmona.
Aiutaci a crescere, regalaci un libro. Si è chiusa la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, Gaetano Trigilio nel servizio. Si è conclusa la campagna di sensibilizzazione alla lettura lanciata nel 2016 dalla libreria Giunti al Punto di Sulmona, presso l'auditorium dell'Agenzia per la Promozione Culturale, giorno finale dell'evento per i bambini delle scuole primarie di Sulmona, Prato alla Peligna e Popoli e dei plessi del territorio, con la consegna di circa 1.000 volumi raccolti dall'iniziativa che ha visto i clienti della libreria Giunti donare un libro per aiutare la formazione di biblioteche scolastiche. L'evento, ideato e promosso dalla biblioteca dell'Agenzia per la Promozione Culturale, è stata una grande occasione di festa per i bambini con un ricco programma concepito proprio per i più piccini. Si è iniziato con le fiabe ad alta voce, letta da Eraldo Guadagnoli, e seguito poi da alcune iniziative dei bambini stessi, ancora lezioni di musica dei piccoli allievi con la presenza del maestro Angelo Ottaviani, i quali hanno potuto mostrare ai loro compagni il piacere di giocare con uno strumento musicale. La campagna nazionale Aiutici a crescere, regalaci un libro nasce nel 2009 all'indomani del sisma che ha stravolto la città dell'Aquila per regalare un sorriso ai bambini con il dono di un libro. Nel 2016 il progetto ha visto collaborare ben 20 scuole del territorio con la raccolta di circa 1.000 volumi. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita della raccolta dei libri e della manifestazione conclusa. Chiediamo a tutta la cittadinanza di scegliere dei piccoli libricini da donare ai bambini delle scuole di Sulmona e dei comuni limitrofi. Devo dire che la raccolta è avvenuta nel mese di agosto, hanno aderito in tantissimi. È un'iniziativa molto bella, si chiede a chi collabora non, di fare della semplice beneficenza, ma proprio la volontà di trasmettere un messaggio scegliendo un libro che abbia avuto per loro un significato e che vada a finire nel bagaglio culturale dei bambini che saranno i cittadini del domani. Siamo stati lieti di collaborare alla realizzazione concreta poi finale del progetto che prevede la consegna dei volumi raccolti alle scuole primarie, in questo caso per questa annualità, alle scuole primarie e dell'infanzia del comprensorio attraverso poi una manifestazione che noi abbiamo voluto anche aggiungere a questa consegna e la giornata finale della campagna che siamo qui oggi a celebrare presso il nostro auditorium. La febbre di Trump è un libro, un testo presentato all'Aquila nel ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Carispac. L'intervista. Con questo libro ho cercato di dare qualche chiave di lettura. Una delle chiavi di lettura è senz'altro quello che Trump rappresenta a livello globale, perché ci racconta, è il racconto di un mondo che cambia, come cambia, ritornando a una certa idea degli stati nazionali, a una certa idea di una frammentazione, sottolineando i confini e mettendo un dubbio sul grande ordine liberale che si è creato e consolidato particolarmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi diciamo, Trump ha una sua figura, una sua caratteristica, una sua personalità ben nota e piuttosto sgargiante, ma allo stesso tempo Trump come anche portatore di un messaggio e di una svolta storica che eccede i limiti della sua figura e ci racconta veramente una svolta e un cambio di paradigma, potremmo dire, e ci introduce in una nuova fase della postmodernità. Come sarà questa fase? Questa è certamente la sfida per noi, per chi come me cerca di interpretare e di raccontare la realtà. Il secondo appuntamento di incontri con l'autore, sono autori prevalentemente giovani che noi intendiamo incontrare, far incontrare ai nostri concittadini. È un modo appunto di sollecitare, suscitare curiosità, riprendere un filo di ragionamento in questa città che ha avuto una caratterizzazione per gli eventi e per le attività appunto sul versante della cultura che adesso naturalmente si è persa o comunque si è fortemente ridotta. Questo incontro noi l'avevamo programmato in realtà ben prima delle elezioni americane, cade adesso in un momento particolarmente importante
per la vita del mondo, insomma, e quindi anche per le ripercussioni che ha sul nostro paese, il legame è così importante tra l'Italia e gli Stati Uniti, e quindi è importante cercare di capire cosa sta succedendo, porsi degli interrogativi e avere delle risposte da chi sul campo e negli Stati Uniti, come Mattia Ferraresi, opera da sempre, anche se è molto giovane, e quindi è un punto di osservazione privilegiato e ci consente anche di capire meglio il suo lavoro. Versi d'amore, tisana afrodisiaca, ingresso nei musei per celebrare l'8 marzo. Vediamo quali sono le iniziative programmate a Sulmona in Valle Peligna. Incontri, mostre, tisana afrodisiaca e versi d'amore, tanti modi per celebrare la giornata dell'8 marzo, e la Valle Peligna sceglie le idee più originali. Per la ricorrenza l'imprenditrice Maria Doria Santa Croce ha organizzato un incontro sul tema Ovidio, il poeta della natura e della bellezza, in programma all'Ovidius Hotel dalle 19 di domani. Si comincerà con la degustazione della tisana di Ovidio, realizzata dall'erborista Margherita Ruscitti, e poi si proseguirà con le letture di miti a tema a cura di Pasquale e di Giannantonio. Sulla scia del successo nel precedente incontro, cercheremo di regalare nuovamente dei momenti di serena convivialità con Ovidio al centro. Nella giornata della donna, spiega Santa Croce, approfondiremo l'attenzione che Ovidio aveva nei confronti della bellezza delle donne in particolare. L'Africa donna è invece il tema dell'incontro organizzato dalla CISL. L'appuntamento è per domani 8 marzo alle 17:30 nella sala convegni celestiniana di Viale Matteotti. Interverrà Romita Remigio, fotoreporter esperta dell'Africa. Appuntamento con l'arte nella serie della CGL, non solo. Anche il Polo Museale d'Abruzzo celebra infatti il mondo femminile, aderendo alla campagna del MIBACT, che in occasione dell'8 marzo vedrà l'entrata gratuita per le donne e visite guidate in tutti i musei e luoghi della cultura statali. A Sulmona resterà aperta l'abbazia celestiniana. E ora lo sport. Un super Luigi Marrese nell'indoor di Ancona ferma il tempo sulla migliore prestazione abruzzese tra i cadetti. Domenico Verlingeri. L'atleta sulmonese dell'Amatori Serafini, Luigi Marrese, firma la migliore prestazione abruzzese indoor tra i cadetti. Il giovane velocista, corso ad Ancona i 60 metri piani in 7 secondi e 43, facendo registrare un miglioramento di 8 centesimi rispetto al primato personale. La prestazione di Marrese fa seguito a quella di altri sulmonesi entrati nella storia dell'Amatori Serafini, come Roberto Tirino, Claudia Ferrelli, Azzurra Taglieri Sclocchi, Andrea Picchio e Michele Carrozza. Oggi la nuova stella si chiama Luigi Marrese, giovane quasi quindicenne, iscritto al primo anno della skill class del liceo scientifico Fermi ed avvicinatosi a questa disciplina soltanto un anno fa. Soddisfazione viene espressa dai dirigenti della società di atletica del capoluogo Peligno. Il futuro della velocità abruzzese, affermano, ancora una volta parla sulmonese. Alle gare indoor di Ancona si sono messi in evidenza altri rappresentanti dell'Amatori Serafini: Lucia Santucci, giunta ottava nei 60 metri ostacoli, e Milena Micale, classificatasi nona nel salto in alto. Per loro finisce positivamente la stagione indoor in vista di quella all'aperto, che prenderà il via probabilmente dopo le festività pasquali. E ora la pagina sportiva del martedì con il calcio. Nell'ottava di ritorno del girone C del campionato di prima categoria, nuovo successo della capolista Virtus Pratola, che vince a Cepagatti per 3-2. Vittoria ottenuta grazie alla doppietta di Campanella, autore del secondo gol nei minuti di recupero, che ha regalato il successo alla sua squadra. Vince anche la seconda in classifica Scafa, che batte per 3-1 la Valle Aterno Fossa. In coda perde in casa il Popoli, che alla fine si è dovuto arrendere al quotato Sant'Anna di Chiedi, che si è imposto per 3-2. In classifica comanda la Virtus Pratola con 52 punti, segue lo Scafa a 48, Popoli penultimo a 16 punti. Vediamo invece che cosa è successo nella terza giornata di ritorno del campionato di seconda categoria, girone A. Vincono le prime due in classifica, Pacentro e Genzano. I pacentrani hanno sconfitto in casa lo Scoppito per 2-0, mentre Genzano ha battuto il Monticchio 5-0. Vittoria esterna per la Moronese, che vince contro il Montreale per 2-1. In classifica comanda il Pacentro a 39 punti, segue il Genzano, una lunghezza in meno. Moronese in piena zona playoff, in quinta posizione
siano a 26 punti. Per domenica prossima il campionato prevede un turno di riposo che servirà per recuperare le gare della prima del ritorno non giocate per neve. Domenica 12 marzo sono dunque in programma Moronese, Forconia e Pacentro Preturo. Sesta giornata di ritorno anche per il girone B del campionato di seconda categoria. Il Bugnara vince a Colarmele per 3-2 grazie a una doppietta di Coccovilli e una rete di Traficante. La capolista Procellano batte il Cese per 4-0 e Bugnara, grazie a questo successo, approfittando dello 0-0 dell'Ortigia contro il San Giuseppe di Caruscino, ha guadagnato la seconda posizione in solitaria a meno 2 dalla vetta. Domenica prossima il Bugnara recupererà la gara interna contro il San Giuseppe di Caruscino, non disputata per neve lo scorso 22 gennaio. Ora lasciamo il calcio e passiamo al rugby, o meglio al Sulmona Rugby. Doppia vittoria per il Sulmona Rugby, brindano a successo sia la prima squadra che l'Under 18. Di particolare rilievo la prima vittoria stagionale dell'Under 18, che ha prevalso contro il San Benedetto per 10-0. Dopo i primi 20 minuti di studio, i sulmonesi trovano la meta con Alessandro Ranalli. Terminato il primo tempo sul 7-0, nella ripresa i sulmonesi sono apparsi più concentrati con una difesa impenetrabile e duri placcaggi che hanno reso nulle le azioni d'attacco degli avversari. Grazie sempre ad Alessandro Ranalli, autore di un calcio di punizione, Sulmona è riuscito a incrementare il punteggio e portare a casa il successo che consente di scavalcare in classifica proprio i marchigiani. È stata una giornata da incorniciare anche per la prima squadra del Sulmona Rugby, che nel campionato di C2 ha sconfitto il Tortoreto per 36-27. E anche questa sera noi abbiamo una buona notizia. Con un semplice gesto anche tu puoi salvare la vita. È il motto dell'incontro informativo dimostrativo sull'uso del defibrillatore che si svolgerà il prossimo 10 marzo presso l'ex scuola elementare della frazione di Torrone alle ore 20:30. Sarà presente il comitato della Croce Rossa Italiana per illustrare le tecniche di uso dello strumento salvavita. Dopo la frazione di Bagnaturo, che ha acquistato il defibrillatore con una raccolta fondi in occasione della festa patronale, anche Torrone si avvia a diventare una periferia cardioprotetta. L'incontro è aperto a tutti coloro che volessero prendere dimestichezza con il defibrillatore per ottenere la qualifica e trovarsi preparati in caso di emergenza. Per info e adesioni 340 9418 098. Nel corso dell'incontro saranno presenti anche i consiglieri comunali Andrea Ramunno, delegato alle frazioni, e Fabio Pingue. E prima di chiudere vi ricordo che domani 8 marzo si procederà al potenziamento del segnale della nostra emittente televisiva di Onda TV. Laddove ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo di eseguire il reset del decoder e la risintonizzazione dei canali. Ebbene, è tutto, Onda Digi torna domani, grazie per essere stati con noi, a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci.